Benvenuti alle fiabe della buonanotte, fiabe da ascoltare in compagnia di Nespolo Giullare. Queste fiabe sono state realizzate grazie a tutti di quello qua. Ehi Michele, Michele, cosa succede? Michele, Michele, no! Questa puntata è dedicata a tutti coloro che stanno sostenendo il progetto su Patreon. O che l'hanno sostenuto? O che l'hanno sostenuto? Ragazzi, scusatemi, ma siete veramente patetici. Adesso facciamo iniziare la fiaba e basta! Buon ascolto e buon divertimento! La signora Hall, tratto dalla raccolta Le fiabe del focolare dei fratelli Grimm. Una vedova aveva due figlie, l'una bella e laboriosa, l'altra brutta e pigra, ma ella preferiva molto quest'ultima perché era la sua figlia vera e all'altra toccava tutto il lavoro, come alla Cenerentola di casa. Ogni giorno la povera fanciulla doveva sedere accanto a una fontana sulla strada maestra e filare, e filare, finché le sprizzava il sangue dalle dita. Un giorno, che la conocchia era tutta insanguinata, ella si chinò sulla fonte per lavarla, ma la conocchia le scappò dalla mano e cadde nell'acqua. Ella corse piangendo dalla matrigna e le raccontò la disgrazia. Ma quella la strapazzò e le disse crudelmente: «Se hai lasciato cadere la conocchia, vai subito a ripescarla!» Allora la fanciulla tornò alla fonte e non sapeva che fare. E, per l'affanno, ci saltò dentro per andare a prendere la conocchia. Smarrì i sensi e quando rinvenne era in un bel prato dove splendeva il sole e c'erano fiori a migliaia. Si incamminò per il prato e giunse a un forno pieno di pane. Ma il pane gridò: «Ah, tirami fuori! Tirami fuori! Se no brucio! Son cotto da un pezzo!» Ella si accostò e con la pala, l'uno dopo l'altro, tirò fuori tutti i pani. Poi andò avanti e giunse a un albero carico di mele che gridò: Scuotimi! Scuotimi! Noi mele siamo tutte mature!» Ella scosse l'albero e cadde una pioggia di mele ed ella continuò a scuotere finché sulla pianta non ne rimase nessuna e, dopo averle riunite tutte in un mucchio, proseguì la sua strada. Finalmente arrivò a una casetta da cui spiava una vecchia coi denti così lunghi che ella si impaurì e volle fuggire, ma la vecchia gridò: «Di che hai paura, cara bambina? Resta con me. Se sbrigherai per bene tutte le faccende di casa, ti troverai contenta. Devi soltanto badare a rifarmi bene il letto e a sprimacciarlo con cura, sì che le piume volino. Allora nevicherà sulla terra. Io sono la signora Hall.» La vecchia le parlava con tanta bontà che la fanciulla si fece coraggio. Accettò la proposta ed entrò al suo servizio. E a tutto provvedeva con soddisfazione della padrona e le sprimacciava sempre il letto con tanta energia che le piume volavano intorno come fiocchi di neve. Perciò ella stava bene con la vecchia, mai una parola aspra, e lesso e arrosto tutti i giorni. Rimase un po' con la signora Hall, poi divenne triste e in principio non sapeva neanche perché. In seguito s'accorse che era nostalgia. Benché qui stesse mille volte meglio che a casa, tuttavia desiderava tornarvi.
Finalmente disse alla vecchia: rimpiango la mia casa e, benché qui stia così bene, non posso più fermarmi, devo tornar su dai miei. La signora Hall disse: mi piace che tu ti strugga di tornare a casa e, poiché mi hai servito così fedelmente, voglio riportarti su io stessa. La prese per mano e la condusse davanti a un portone. Il portone fu aperto e mentre la fanciulla era là sotto, cadde una gran pioggia d'oro e l'oro le rimase attaccato e la ricoprì tutta. Lo meriti, perché sei stata così diligente, disse la signora Hall e le rese anche la conocchia che era caduta nella fonte. Il portone fu chiuso e la fanciulla si trovò sulla terra non lontano dalla casa di sua madre e quando entrò nel cortile il gallo sul pozzo strillò: Chicchirichì! La nostra bimba d'oro è ancora qui! Ella andò da sua madre e così coperta d'oro fu accolta bene da lei e dalla sorella. La fanciulla narrò quel che le era accaduto e quando la madre udì come si fosse guadagnata quella gran ricchezza, volle procurare la stessa fortuna anche alla figlia brutta e pigra. Questa dovette sedersi accanto alla fonte e filare e per insanguinare la conocchia si punse le dita, cacciando la mano fra i rovi. Poi gettò la conocchia nella fonte e ci saltò dentro anche lei. Giunse come l'altra nel bel prato e percorse lo stesso sentiero. Quando arrivò al forno, il pane gridò di nuovo: ah, tirami fuori! Tirami fuori! Se no brucio! Son cotto già da un pezzo! Ma la pigraccia rispose: come se volessi insudiciarmi! E se ne andò. Poi arrivò al melo, che gridò: scuotimi, scuotimi, noi mele siamo tutte mature. Ma ella rispose: bella idea, potrebbe cadermene una in testa. E proseguì per la sua strada. Quando giunse alla casa della signora Hall, non ebbe paura, che già sapeva dei suoi dentoni, ed entrò subito al servizio da lei. Il primo giorno si sforzò di esser diligente e obbedì alla signora Hall quando le diceva qualcosa, perché pensava a tutto l'oro che le avrebbe regalato. Ma già il secondo giorno cominciò a poltrire e fece peggio il terzo, che al mattino non voleva neanche alzarsi. Non rifaceva a dovere nemmeno il letto della signora Hall e non lo sprimacciava in modo da far volare in aria le piume. La signora Hall se ne stancò presto e la licenziò. La pigraccia era ben contenta e si aspettava la pioggia d'oro. La signora Hall condusse anche lei al portone. Ma quando la ragazza fu là sotto invece dell'oro, le si rovesciò addosso un gran paiolo di pesce. Questo per i tuoi servizi, disse la signora Hall e chiuse il portone. Allora la pigrona andò a casa, ma era tutta coperta di pece. E il gallo sul pozzo a vederla gridò: chicchirichì! La nostra bimba sporca è ancora qui! Ma la pece le rimase appiccicata e non riuscì a liberarsene per tutta la vita. Per registrare questa fiaba ho usato il microfono sbagliato. Che caso sfortunato! Che caso sfortunato! Ma adesso sto usando il microfono giusto. Microfono giusto! Il microfono giusto! Vi aspettiamo alla prossima puntata e speriamo che sia più fortunata. Dal 1114.